This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Tutti ragazzi, oggi voglio parlare di Emagit, dato che comunque l'anno sta finendo e abbiamo già in programma qualcosa per l'anno nuovo, dobbiamo appuntare qualcosa, vi voglio presentare questa favolosa agenda da parte di Giada, che va diciamo a creare queste agende, ma non solo, come potete vedere da qui. Giada va a realizzare anche delle stampe di volantino, dei plan, biglietti da visita, agenda planner, loghi, idee in regalo, foto, libri, tazze e gadget personalizzate. Dopo una consulenza con Giada ha realizzato l'agenda perfetta e adatta per me, proprio un'agenda che voi in giro non riuscite neanche a trovarla, proprio perché la realizza lei in base comunque alle nostre esigenze. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio. In tutto ciò io vi lascio qui i contatti, come potete vedere da qua, ma poi vi lascio il link anche qui sotto, e adesso andiamo a vedere l'agenda nel dettaglio. Allora, ecco qui, questa è l'agenda, davvero molto bella, anche perché ho scelto un colore che comunque io amo, ovvero il rosa e l'oro. L'ho voluta con gli anelli proprio perché così riesco a piegare l'agenda senza poterla comunque stropicciare molto, quindi anche in viaggio, se sono seduta e voglio scrivere tantissimo, riesco a farla tranquillamente nelle gambe, cercando comunque di girare l'agenda su se stessa, quindi creando comunque un unico foglio. Allora, poi qui ho fatto scrivere ovviamente Mind Pass 2.0, la mia agenda 2022, respiro organizzato. È comunque il motto di Giada, è davvero bellissima, anche perché c'è questo laccio che va comunque a fermare la pagina ma anche l'agenda, quindi in borsa non va ad aprirsi e chiudere da sola, ma resta chiusa. E poi andiamo a vedere all'interno, ecco qua. Allora, qui partiamo subito con un planner annuale, appunto del 2022, dove mese per mese ci sono i giorni, così che da poter vedere subito il giorno esatto, la giornata che comunque vorremmo occupare. Poi qui comunque lei dà delle regole poche ma preziose. Ho deciso qui avere già un planner mensile come prima pagina, perché poi ci sarà giorno dopo giorno singolarmente, quindi vado a scrivere qui qualcosa di più importante, così da vederlo subito, e poi comunque nel dettaglio lo vado a scrivere nella giornata stessa. Poi dopodiché ho voluto un'altra pagina personalizzata che, oltre ai singoli giorni, che comunque qua si può colorare, decorare come meglio si crede, ho voluto questo diciamo disegnare qui le mie collaborazioni, quindi con la data, la collaborazione, che tipo di collaborazione è, se ho fatto delle foto, dei video, così da poter appunto organizzare questo, diciamo, lavoro e poter tenere tutto sott'occhio. Quindi, arrivando in tantissimi pacchi, con questa agenda riuscirò a mettere tutto sotto controllo. È davvero bellissima perché appunto è tutta personalizzata. Questo comunque l'ha creata già da mese per mese, appunto dopo la consulenza che mi ha fatto. Comunque ho cercato di dirle tutte le esigenze che avevo e quindi lei mi è riuscita a creare quello che effettivamente io volessi. È davvero bellissimo, perché vedete qui potete scrivere la qualsiasi cosa perché c'è abbastanza spazio, davvero molto molto bello. Quindi si ripete per tutto l'anno 2022 e quindi avrete così l'agenda personalizzata. Qui ci sono i riferimenti di Giada, quindi potete scrivere un'email, trovarla anche sulla pagina Facebook o Instagram e lei comunque vi risponde, e potete comunque realizzare questa favolosa
agenda adatta alle vostre organizzazioni, alle vostre, comunque, ai vostri programmi. Quindi io ringrazio Giada per questa favolosa agenda che l'ha realizzato per come la volessi io, proprio un'agenda fatta per me, e vi invito comunque a seguire Giada, quindi che si chiama Emagit, Respira e Organizza, la trovate su Instagram e Facebook, ma anche tramite mail, e potete già realizzare la vostra agenda per il 2022.